Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi, come promesso e a grande richiesta, torniamo a parlare di quello spettacolare incisore laser che è l'Enjoy Wood. Quell'incisore laser che condivide il 99% delle sue componenti con l'incisore laser Atomstack e che quindi condivide anche le prestazioni che sono eccezionali. Perché sto facendo questo secondo video? Perché nella prima recensione vi avevo detto che vi avrei fatto vedere solamente i tagli e poi vi avrei fatto un altro video per farvi vedere anche le incisioni, insomma, come riesce a incidere le foto, i loghi, eccetera, perché effettivamente quel video è durato tantissimo. Ragazzi, ha avuto una marea di visualizzazioni, è piaciuto a tantissimi di voi e lo avete ordinato in tantissimi, quindi sono contento, soprattutto perché in tanti, dopo averlo comprato, mi hanno scritto in privato chiedendomi informazioni, complimentandosi per la qualità della macchina, eccetera. A proposito di informazioni chieste, ragazzi, mi chiedete in tanti se il software viene fornito con la macchina. No, nessun incisore laser ha il suo software, tranne qualcuno che ha quello della casa madre, diciamo, però poi alla fine si va a comprare sempre Lightbarn. E vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poter comprare quel programma che vi durerà a vita, si paga una sola volta e vi dà la possibilità di eseguire tantissimi tipi di lavori, ricchissimo e completissimo. Quindi guardiamo quello che ho ottenuto: le incisioni e i tagli, pochi lavori, una foto, un paio di tagli, un paio di loghi, solo per vedere come si comporta. Metterò ovviamente tutte le informazioni sui parametri utilizzati, ma ve li dico già da ora. Ho inciso con 6000 mm al minuto, ragazzi, velocissimo, un flash. È inciso benissimo, quindi guardiamo. E allora partiamo come sempre dando un'occhiata alla struttura. Per chi non avesse visto il primo video, ha un telaio in alluminio con i profili, con queste incisioni, con dei riferimenti centimetrati per poter prendere misure dei pezzi. Nella parte frontale c'è il controller con tutti i vari comandi, quindi un tasto di accensione e spegnimento, un tasto di reset, lo slot per la memory card. Poi l'ingresso USB, l'ingresso per poterla alimentare e un fungo d'emergenza che, una volta premuto, ci permette di spegnere la macchina. Per poterlo riaccendere bisognerà ruotarlo in senso orario. Questo è il modulo laser da 10 watt con due moduli all'interno che si combinano e vanno a creare un unico fascio, quindi con 10 watt di potenza al massimo. Nella parte frontale abbiamo questo filtro che protegge i nostri occhi. Questo è il sistema per alzare e abbassare il modulo, quindi per mettere a fuoco. E questo è il pezzo che viene dato in dotazione, può essere di colore differente, arancione, nero oppure trasparente, va messo sotto e deve essere lo spessore, quindi la distanza dal pezzo da incidere. Ovviamente è un incisore laser dotato anche di end stop, quindi fa l'homing in automatico, e ogni volta possiamo ripetere le incisioni sullo stesso punto, avendo la sicurezza che quando andrà a fermarsi nella parte iniziale, quindi nella home, raggiungerà sempre la stessa postazione, quindi ci permetterà poi di raggiungere nuovamente il punto di incisione. Ma una cosa che non vi ho fatto vedere la volta precedente sono questi piedi particolari così lunghi, perché nel caso in cui dovessimo avere un tavolino, comunque un ripiano molto stretto, allora possiamo spostarlo anche in questo modo e sfruttare questa lunghezza per poter poggiare l'incisore su tutto il ripiano. Se invece è un po' più abbondante, possiamo posizionarlo tutto tranquillamente. L'area di incisione è 400 mm per 410 mm per quanto riguarda lo spostamento dell'asse X. Ovviamente è possibile utilizzarla sia tramite il computer, oppure si può utilizzare semplicemente la scheda inserita nello slot e poi sfruttare il wifi per potersi connettere e comandare la macchina. Ha un punto di incisione davvero piccolissimo che permette di eseguire dei tagli anche a 250 mm al minuto con un solo passaggio. Ovviamente tutto dipende dal materiale. Per esempio, questo l'ho tagliato a 250 mm al minuto dopo averlo inciso a 6000 mm al minuto. E guardate che qualità, ragazzi! È straordinaria. Questa qualità fotografica si può ottenere con incisori laser che costano molto di più. Invece siamo riusciti ad ottenerlo con un piccolo incisore laser fatto bene, ma comunque di fascia hobbistica. Faccio uno zoom per farvi apprezzare meglio la qualità. Allora, guardate tutti i dettagli, e ovviamente è un pochettino più bruciata di quello che avrei voluto, quindi alcune ombre sono leggermente più scure, ma questo dipende sempre dalle impostazioni che si danno. Ma guardate i dettagli, pure il punto luce negli occhi, il riflesso sugli occhiali, la barba, i baffi bianchi, ragazzi, pure i capelli sparati verso l'alto, si vede tutto benissimo. Non ha l'air assist, quindi c'è un minimo di bruciatura e questo va a sporcare leggermente, ma è una caratteristica comune a tutti gli incisori laser che non hanno l'air assist. Questa invece è l'incisione di un logo che devo dare a un mio amico barista. E questa, ragazzi, incisa a 6000 mm al minuto, tagliata però a 180 mm al minuto. In questo caso ho avuto un po' di difficoltà perché, come vedete, qua c'è un po' di colla, quindi da questa parte non è riuscito a tagliare bene, come per esempio sulla foto, che l'ha tagliata con molta più velocità, sempre con la stessa potenza, quindi 95%. E la qualità di questa incisione, di questo taglio, mi piacciono davvero tantissimo. È proprio come l'avevo immaginato prima di dare l'ok e far partire l'incisione.
Stessa velocità e stessi parametri anche per questi piccoli portachiavi su richiesta di un amico, infatti ne avevo fatti 4 ma uno manca perché già gliel'ho dato, e anche in questo caso, incidendo questa scritta così piccola, ha inciso benissimo pure lo spazio per esempio che c'è fra la P e la linea che sottolinea la scritta, questo puntino sotto la, insomma, tutto inciso benissimo. Mi piace la qualità di incisione, la qualità e la velocità di taglio. Adesso guardiamo però i video durante la realizzazione di ciò che avete appena visto, ma prima piccola premessa, ricordatevi sempre che quando utilizzate il pezzo per poter mettere a fuoco, la superficie che dovete incidere oppure tagliare deve essere perfettamente pianeggiante. Infatti io ho commesso un grave errore, ho provato ad incidere su questo pezzo che come vedete è spizzicato da questa parte, quindi un po' imbarcato, e guardate cos'è successo, stava incidendo in modo meraviglioso, guardate anche in questo caso che qualità. Questo è MDF, la qualità è eccezionale delle incisioni, però purtroppo il pezzo si è mosso anche in questo caso, guardate però che meraviglia, che qualità, guardate i peli della barba, e quindi era riuscito a incidere bene, però purtroppo si è creato questo problema, quindi vi metterò l'inquadratura in cui si vede che il modulo muovendo si è spostato tutto. Ricordatevi a proposito di movimenti anche di regolare la tensione delle cinghie, queste sono le cinghie che provocano il movimento dell'asse Y e dovete fare in modo che abbiano la stessa tensione che va regolata semplicemente con questi dadi, quindi si svitano, si tira leggermente la cinghia, dopodiché si stringe di nuovo. Nella parte frontale abbiamo anche l'etichetta con il modello, da questa parte è scritto modello A10, quindi lo stesso nome identico dell'Atomstack, e anche da questa parte abbiamo la scritta A10. Quindi, oltre a richiamare l'Atomstack in tutto e per tutto per quanto riguarda le caratteristiche, anche il nome è in comune, ma viene commercializzato con un altro codice. Infatti, il nome ufficiale dovrebbe essere CEL-E10, ma in realtà è un A10, un Atomstack A10 in tutto e per tutto. Come vi ho fatto vedere la volta precedente, il modulo laser non è provvisto di air assist, ma nella parte più bassa abbiamo questo cono che convoglia l'aria che viene prodotta dalla ventola nella parte interna e che quindi va sulla superficie da incidere, comunque da tagliare, quindi diciamo che in parte contribuisce simulando un po' l'air assist, diciamo che aiuta, però un minimo di bruciatura, come vedete, si forma lo stesso. E comunque considerate che per aver inciso, per aver tagliato con una potenza di 180 mm al minuto, 95% di potenza, le bruciature effettivamente non sono tantissime. E adesso diamo un'occhiata anche alle inquadrature durante la realizzazione di questi pezzi. Inserirò qualche timelapse e qualche inquadratura dettagliata. Vedrete anche un cronometro posizionato sul piano di lavoro che vi fa vedere con quale velocità siamo riusciti a ottenere questi risultati e effettivamente, oltre a ottenerli velocemente, li abbiamo ottenuti anche in modo molto molto soddisfacente. Quindi tutto inciso a 6000 mm al minuto, tagli eseguiti 180 mm al minuto per quanto riguarda la targa Jack Daniels e 250 mm al minuto con un solo passaggio per quanto riguarda la foto e gli scudetti. Partiamo proprio dall'incisione di questa foto. Via con il video. Adesso, dopo aver visto la foto, guardiamo anche la realizzazione di questa targa. Ragazzi, che bella! Mi piace davvero tantissimo. Thank you.
infine guardiamo anche questi scudetti, quindi anche per questo video della realizzazione, riprese dettagliate sia per quanto riguarda i tagli che per quanto riguarda l'incisione. Allora ragazzi, quindi cosa dire di questo incisore laser? Enjoy Wood, e come vi dicevo l'altra volta, secondo me Atomstack sta iniziando a condividere i suoi pezzi, quindi venderli a macchine che abbiano un altro brand ma che in realtà hanno i suoi componenti, perché è evidente, non è la prima macchina con queste caratteristiche. Me ne farò vedere un'altra, sempre Enjoy Wood, ma a fibra, e in quel caso ragazzi non ci sono parole per descrivere l'incisione a fibra, è spettacolare, ed è un Enjoy Wood che ricalca in forma, dimensione, peso e caratteristiche un Atomstack. Quindi sarà un Atomstack? Chi lo sa? Comunque vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che anche questa volta lo compriate in tanti, perché è una macchina interessantissima, e vi lascerò anche il link del video precedente per poter vedere anche come taglia, insomma, le sue caratteristiche un po' in tutto. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi, vi ricordo sempre di iscrivervi, mettere mi piace, ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.